questo è un modo per cui loro si devono sfruttare a fare, perché se parlano di pitch non vedono seguiti e percepiscono subito dalla risposta se stanno parlando bene o male. Questo è da, direi da quello da chi se ne parla. Sì, un approccio un po' più semplificato intanto. E poi sicuramente gli social network ci aiutano a tenere vicino anche il cliente, il ristorante di New York, che è lontanissimo. Abbiamo tanti amici dagli Stati Uniti che postano e si dicono ogni tanto parte anche con me. E quello no, quello... Esatto. E l'obiettivo è sicuramente quello, infatti noi siamo partiti quest'anno con un portale e-commerce. Con i numeri di fatto stiamo andando avanti come risultati di contatti, pubbliche relazioni, quindi amici, persone che ci conoscono, notorietà. Il riscontro dal punto di vista delle vendite non c'è ancora, questo no. Non so se poi è venuto... Delle vendite online o delle vendite in generale? Io parlo delle vendite online, sì. Delle vendite in generale è difficilissimo da quantificare, perché l'azienda, 12 anni per un'azienda vitivinicola sono veramente pochi, noi stiamo costantemente crescendo. Ovviamente la nostra fonte di vendite sono la rete tradizionale, quindi ristoranti, bar, biblioteche. Però è veramente difficile quantificare la vendita. Se lei mi parla di notorietà, conoscenze del marchio, persone che ci conoscono, sicuramente il web ci ha dato una grandissima mano. Come vendite, non ancora. E non ci siamo ancora dati una motivazione. C'è la prima ragazza. Siamo le uniche due. Però con lui, come Lucia, siamo flippati del web. No, però quello che volevo dire è che dice che fosse anche lui la visto che diciamo ho un interesse vestito in questo argomento, visto che lavoro in un'azienda che fa comunicazione online. Secondo me il caso di Arcipelago Muratori, come il caso del Masnello l'anno scorso, sono esempi eccellenti e per questo li abbiamo invitati a parlare. E ci servono proprio per dire, imprenditori, aziende, singoli professionisti, svegliatevi, perché c'è qualcuno che ce la fa in maniera eccellente e senza un'agenzia. Chiaramente loro sono, purtroppo o per fortuna, sono la punta di una piramide. C'è una platea della piramide che ha bisogno A, di un supporto, e B, nel momento in cui si raggiunge la massa critica di contenuti da produrre o di contatti da gestire, è evidente che l'azienda, pur mantenendo fortissimo quello che fanno loro, cioè una voce molto autentica dell'azienda, è evidente che l'azienda ha la necessità di un supporto esterno, che può anche essere, in alcuni casi, solo un supporto tecnologico, in altri casi un supporto strategico e consulenziale, che è precedente rispetto poi alla tattica e al day by day della fonte social media. Quindi, come tutte le cose, io posso imparare perfettamente da solo a giocare a tennis. È altrettanto evidente che se a un certo punto voglio diventare un professionista, probabilmente avrò bisogno di un allenatore. Ora, quello che cerchiamo noi di trasmettere, e qui in questo caso mi metto il cappellino di Uncle Pier, quello che noi come Uncle Pier cerchiamo di trasmettere ai nostri clienti è la necessità di un'analisi strategica a monte per implementare delle strategie. Non necessariamente quello che vogliamo noi è seguire i nostri clienti fino alla fine della loro esistenza. In diversi casi noi siamo riusciti a mettere il cliente in condizione di diventare quasi a livello di Arcipelago Muratori. Nel momento in cui noi avremo un supporto consulenziale al mito e di formazione ongoing, il cliente riesce a parlare da solo, perché
oltretutto ti aggiungo un pezzo, è altrettanto evidente che io posso rispondere benissimo e velocissimamente a una persona che mi chiede, non so, io faccio la pubblicità di una pasticceria, gli posso rispondere che la pasticceria è aperta dalle 9 alle 5. Molto più difficilmente gli posso rispondere se il lievito che c'è nel panettone è un lievito madre e va lavato con acqua e zucchero una volta a settimana, oppure no, oppure se nel lievito c'è il 97% di insetti e il 3% di insetti. È vero, dovremmo scrivere anche in inglese. A volte su Twitter, ad esempio, lo facciamo più, con più frequenza perché il feedback ci viene solo dagli Stati Uniti. E su Facebook, no, scriviamo in italiano per, con l'obiettivo anche di scrivere in inglese, questo sì. Però se il commento arriva, è il caso concreto, se il commento arriva in inglese, rispondiamo in inglese, sappiamo parlare in inglese. No, perché su Facebook ci sono tutti, ci sono tantissimi ristoranti, tantissime enoteche, ci sono anche tanti ragazzi che ci sostengono, ma anche i ragazzi devono comprare fortunatamente, anzi forse sono qualche compromesso. Però veramente tanti, tanti professionisti sono online, tanti sommelier, degustatori, per noi i giudizi delle guide sono importanti, giornalisti sono tutti su Facebook, a volte Facebook diventa anche funzionale, cioè non so, vuoi parlare con quel giornalista, gli mandi chat su Facebook, perché a volte diventa anche funzionale da questo punto di vista. No, però non probabilmente i ragazzi fanno più cose, fanno più commenti, postano più cose un po' stupide, però ci sono anche tanti ristoranti. Facebook per noi anche lo usiamo anche per gli eventi in cantina, nei locali, pubblichiamo l'evento, invitiamo gli amici all'evento, alla degustazione, anche questo con cui utilizziamo Facebook. L'anima non è proprio anima, noi viaggiamo molto perché essendo un arcipelago, abbiamo queste quattro isole, abbiamo tanti buchi morti, allora con l'iPhone postiamo, twittiamo e pubblichiamo, quindi in effetti di tempo vero e proprio non è tantissimo quello che facciamo, siamo veramente mossi da molta passione e numeri concreti non te li so dare assolutamente, anche perché non è, però conferme, più e più conferme di gente. Questa non è una valutazione quantitativa, parlo di conferme che vedo da questi due anni che prima non avevo, persone che ci seguono, che ci apprezzano. Un risultato che abbiamo ottenuto è da due anni che abbiamo questo sito, è da due anni che siamo, diciamo, Wine News, questo portale di riferimento nel mondo del vino che fa la classifica dei migliori siti vino in Italia. E ne valuta 2000, l'anno scorso siamo arrivati settimi, quest'anno siamo arrivati l'anno scorso sesti, quest'anno sesti, no scusa, l'anno scorso settimi, quest'anno sesti. Quindi nel mondo vino siamo un'eccezione, ecco. E forse è apprezzato il fatto che lo facciamo personalmente, ci costa fatica, ma alla fine se è una passione, non ti aspetti l'aereo, lo quitti o come pubblichi la foto. La degustazione, il banco d'assaggio, fai le foto, la posto subito su Facebook. È un po' una cosa che facciamo naturalmente adesso, la facciamo soprattutto io e Francesco Iacono, i ragazzi in cantina lo fanno un po' più spinti, diciamo, li spingiamo a farlo.
attivo. Ringrazio Michele Monatori, a Francesco Iacono. Devo chiedere di rinviare le domande, ulteriori domande alla prossima pausa. E invece invito qui Giuliano Nossi, professore del Politecnico di Milano. Siamo molto felici di averlo qui. Abbiamo chiesto a Giuliano la possibilità di farci un inquadramento generale complessivo sullo stato dei social media in Italia. Quindi con un salto passiamo da un caso, da un micro caso locale, e un'esperienza diciamo piccola seppur di eccellente, invece a un intervento un po' più teorico, di livello accademico. Giuliano Nossi, appunto docente del Politecnico, si occupa all'interno del Politecnico di multicanalità e di internazionalizzazione. Bene, grazie, innanzitutto è un grande piacere per me essere qui, perché finalmente sono a casa di Brescia, non so se sono mai, mi fa veramente un piacere essere qua con voi. Sono stato sollecitato dal dibattito che è nato adesso e devo dire che è folle l'impresa che ritiene di poter affidare i social media e la gestione dei social media a terzi. Nel senso che, come dicevo stamattina in un altro seminario, queste tecnologie sono in realtà, sono strumentali, però sono in realtà il veicolo attraverso il quale per la prima volta negli ultimi 15 anni si passa da uno slogan a un fatto concreto. E questo slogan è Customer Centricity, cliente al centro. E di fatto, attraverso i social media, attraverso tutte le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per una serie di motivi che non abbiamo tempo di discutere in questa sede, in realtà il cliente veramente è al centro. E come dire, come diceva prima la dottor Iacco, no? È evidente che in qualche modo stia nascendo nelle poche imprese italiane che lo stanno facendo, stia emergendo dal basso. In realtà noi stiamo vivendo un grandissimo cambiamento strategico, il più grande cambiamento strategico che riguarda l'industria dei media degli ultimi 500 anni. Bene, in questa prospettiva io voglio fare una presentazione che non ho dati. Semplicemente, ma vi faccio vedere un piccolo video su social media, che conoscete probabilmente, ma voglio fare con voi delle riflessioni, perché c'è bisogno di capire la portata di questo fenomeno. In particolare, partiamo da un dato, Super Bowl, come voi sapete, è il più grande esperimento dell'industria della comunicazione al mondo, e il 6 febbraio 2011 di quest'anno è successo un fatto molto interessante che voi avrete visto. Per la prima volta si è affermato il modello, la spaccatura del paradigma comunicativo push tipico dell'industria advertising, cioè Super Bowl, spazi assolutamente primi, vengono comprati 2-3 milioni di dollari la singolo invio. Cosa è successo quest'anno? È successo che per la prima volta è stato avviato in anticipo, quindi 4 o 5 giorni prima nella rete sono stati veicolati su YouTube gli spot. Con che obiettivo? Guardate il numero di viste che è stato ottenuto, 28 milioni mi sembra, sì. Prima, con l'obiettivo di creare word of mouth, con l'obiettivo di creare passaparola, con l'obiettivo di andare ad impattare su meccanismi